Io so, no, che magari in questo momento si dà molto importanza al sistema di gioco, e il sistema di gioco in questo momento ci ha dato un pochino più di compattezza, un pochino più di solidità. La squadra rimane corta, sa tenere le distanze, e in questo momento ci ha permesso anche intanto di subire anche un pochino meno, quasi niente. Però io mi piace più soffermarmi sull'atteggiamento che sta cambiando di questa squadra. Lo sapete, non ho mai voluto cercare degli alibi, no? Però questa è la squadra che ha cambiato più di tutti in Serie B. Ci voleva un pochino di tempo, però questi ragazzi in questo momento c'è uno spirito nuovo, c'è uno spirito diverso. E credetemi che oggi, secondo me, avevamo la peggior squadra da affrontare, perché questo Frosinone non è lì per caso. Io ho visto tante partite, è una squadra che gioca bene a calcio, c'è un calcio consolidato, ma principalmente ha le componenti che servono in questa categoria: il furore, la determinazione, la compattezza, no? E quindi credo che questo risultato vale ancora di più, perché è stato trovato contro una squadra che secondo me farà molto bene. Ma c'era. Allora, io devo dire questo, no? Quando giocatori come Matteo, no, buttano via la palla, c'era un po' di paura. C'era un po'. Sì, mi sono incavolato, perché noi non è quello che abbiamo preparato. Noi volevamo comunque. E sapevamo che potevamo creare i presupposti, e dobbiamo creare i presupposti anche con una fase d'attesa un pochino più compatta per ripartire, cosa che la squadra ha fatto veramente bene. Io fra il primo e il secondo tempo ho detto ai ragazzi che eravamo troppo precipitosi, recuperavamo molti palloni, ma eravamo frettolosi nella prima giocata, e nel secondo tempo abbiamo trovato più lucidità nel consolidare il pallone. E abbiamo fatto veramente 20 minuti che non so quante volte abbiamo tirato in porta. Però, ecco, ripeto, al di là di questa, che è anche normale, un po' di situazioni altalenanti, però devo dire che fin dall'inizio ho visto veramente uno spirito combattivo, uno spirito che ci vuole in questa categoria. Ecco, questa è la cosa più importante. Ma guarda, io ho cercato dal primo allenamento, no? Perché sai, quando ti ritrovi e c'hai 8 ragazzi della primavera, un sacco di assenze, rischi anche così di. Io fin da subito ho parlato alla squadra che dovevamo fare una partita importante, che il nostro terreno non poteva essere un terreno di conquista. Dovevamo, ed era la partita giusta, perché veniva in una settimana difficile dove ci mancavano dei giocatori importanti, però abbiamo creato subito i presupposti durante la settimana per poi andare in campo e fare questo tipo di prestazione. E mi è piaciuto molto lo striscione che hanno messo i ragazzi della curva, richiamando a grinta, cuore e maglie sudate. In questo momento la squadra credo che abbia trovato quello spirito su cui si possa costruire un campionato. Io credo che questa squadra da Bari ha cambiato qualcosa nell'approccio e nell'attenzione, nella determinazione, ma anche nel furore con cui vai su ogni pallone. Ci stiamo calando nel campionato, poi credo che con la qualità che sappiamo e sapremo anche esprimere, se non molliamo questo tipo di atteggiamento, possiamo far bene. Ma guardate, allora scusate se ripercorro un pochettino e torno indietro di qualche gara, no? Le scelte di Bari non erano scelte per rompere, ma erano scelte per ricompattare, no?
E quindi Emanuele è un giocatore per noi importante, è un giocatore che ha spessore, è un giocatore che ha passato un momento, lo sapete tutti, non buono, però era importante recuperarlo, come abbiamo recuperato Gabriel Appelt. Come io credo che recupereremo Bjarnason, cioè in questo momento c'è un gruppo che sta andando verso una direzione e sta andando anche verso un consolidamento proprio dell'autostima, ma il consolidamento di sentirsi squadra, di essere squadra, questa è la cosa più importante. Assolutamente, sono d'accordo, ma io credo che la sintonia, specialmente di Pippo e di Melchiori, la possiamo migliorare tantissimo. In questo momento non abbiamo lavorato molto su questo sistema di gioco, anche perché Pippo, non questa settimana che si è allenato sempre, però l'altra settimana aveva saltato qualche seduta. Però credo che sono due giocatori che possono diventare devastanti. Però ecco, ripeto, la stessa cosa, Salomon sta trovando condizione. Cioè, non dimentichiamoci che noi abbiamo visto alcune gare, Salomon che era in grande difficoltà, un giocatore di 2 metri, che ha fatto una preparazione un po' così approssimativa, giocando poco, poi è arrivato, si è avuto un infortunio, è stato fermo, anzi è stato lontano da noi 3 settimane a Pavia. È ritornato, ora iniziamo a vedere il giocatore che pensavamo di avere, cioè piano piano stiamo ritrovando tutti quei giocatori che inizialmente erano, ma erano, era comprensibile che potessero essere un po' indietro, fare un po' di fatica. Guardi, io pensavo solo questo, ho detto ai ragazzi che questa era la gara perfetta per noi, perché misurarsi con questa squadra, pensate un attimo a come è partito il Frosinone. Se non sei questo, perdi. Quindi, se la squadra non ha questo atteggiamento, perdi la partita. Quindi, era un test importante e lo abbiamo affrontato in maniera importante, convinti di poterlo vincere. Intanto non vedo l'ora che ritornino dei ragazzi per noi importanti, no? Basta vedere insomma, la prestazione che ha fatto Memushai con l'Albania. Francia, lo stesso Birk, insomma, io preferisco avere l'imbarazzo della scelta. In questo momento è chiaro che ci sono dei ragazzi che si sono sacrificati. Zuparic oggi ha veramente fatto molto bene in mezzo al campo, nonostante che era penso un anno che non giocasse, dallo scorso anno che non giocava in quella posizione, quindi c'è stata grande disponibilità. Per quanto riguarda l'assetto in questo momento, il fatto che la squadra faccia una fase d'attesa un pochino più compatta, questo non vuol dire che non possa fare calcio e lo abbiamo visto tra il primo e il secondo tempo, abbiamo fatto calcio importante. Il Pescara in questo momento ha bisogno di risultati, che è la cosa più importante. I risultati poi porteranno e portano autostima, convinzione, però senza quelli diventa difficile. No, intanto l'entusiasmo, noi, ho detto ai ragazzi, domani pomeriggio c'è allenamento, lo dobbiamo far durare veramente poco, perché io credo che adesso sarebbe un delitto, no? Questa squadra è partita nelle difficoltà, sta tirando fuori un pochino la testa, non abbiamo fatto niente, il campionato è lunghissimo e adesso non dobbiamo assolutamente fare nemmeno un millimetro indietro. No, io non intendevo cambiamenti, stavo parlando cambiamenti di uomini, ma in questo momento l'assetto. No, ma vogliamo migliorarlo, perché in questo momento, secondo me, è una risorsa la nostra, no? E quindi dobbiamo sfruttarla. È chiaro che, lo sapete benissimo, no? Io non è che non ci avevo pensato prima, è che solo Memushai ci ha permesso di cambiare atteggiamento, perché io non ho mediani, cioè solo Appelt è un mediano, gli altri sono tutti mezzali, non puoi giocare a due con Bjarnason o con Nielsen o con Lazzari. Il calcio ha degli equilibri, no? E quindi l'arrivo di Memusciai
in condizione ci ha permesso a Brescia di lavorare così. Intanto, secondo me, Appelt è anche un pochettino più a suo agio in questo ruolo, perché riesce ad avere un buon compromesso tra quantità e qualità. E, ecco, Zuparic ci ha dato una mano, però è chiaro che... Sì. Non è che sono contento che è squalificato Pesoli, anzi, dopo una prestazione così, guardatemi, sono dispiaciuto. Però io voglio ricordare che noi abbiamo recuperato Kosic, che comunque ha sempre fatto bene quando ha giocato da centrale, lo stesso Zuparic, insomma, sono dei ragazzi, sono un patrimonio per noi, dobbiamo piano piano portare tutti dalla nostra parte e far crescere tutti, questo è l'obiettivo più importante.